Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo, se non che l'ultimo episodio di The Legend of Zelda Link's Awakening. Allora, dopo aver fatto i labirinti di Danpei interminabili e complicatissimi, soprattutto gli ultimi, ci troviamo al deposito di conchiglie. Dobbiamo andare qui, quindi teleport e andiamo a depositare le 50 conchiglie che off camera ho preso, e vabbè, molte le ho prese durante i video, però alcune me le sono prese da solo, quindi le andiamo a portare e dopodiché ci dirigiamo all'uovo per il risveglio, per il grande risveglio. Ho fatto anche la foto qualche video fa, prima dei labirinti di Danpei. Ho fatto la foto al libro che troviamo nella biblioteca al villaggio, non è qui, che praticamente indica la strada da fare per arrivare al boss alla fine del labirinto dentro l'uovo, perché è un labirinto praticamente composto da stanze tutte uguali e quindi ci sono quelle indicazioni lì. Vediamo un po', intanto ci prendiamo i due premi che rimanevano per le conchiglie complete. Leva in alto la tua spada, ti sarà conferito un nuovo potere. Eccola qui la nostra spada potenziata. Per il nostro bel finale hai ottenuto una spada più potente, la spada di Colint. Presto, scrivici sopra il tuo nome. Se la perdi, almeno te la vengono a riconsegnare. In più, tu hai trovato tutte le conchiglie. La tua perseveranza è encomiabile. Che la buona sorte ti arrida ovunque andrai. E adesso, dopo così tanto tempo, il mio compito è giunto al termine. Boom, ci piove il regalo qui. Ci piovono anche rupie, siamo arrivati a 6.528 rupie con tutti i labirinti, un super mega iper record, veramente allucinante, e anche una pietra tessera abbiamo trovato che ci sarebbe potuta essere utile magari per tirare qualche maledizione in meno nel labirinto di Danpei, ma non importa, ormai ci siamo, suoniamo la nostra ocarina e teletrasportiamoci all'uovo. Al teleport più vicino, che è questo, proprio quello della capanna di Danpei, che è situata ai piedi del nostro uovo, nostro magico uovo. Ecco qua, il nostro scudo che riflette, se non l'avete visto, riflette anche le lance, qualunque cosa i nemici ci lancino, e si può fare bam, easy. Ok, ci siamo. La serie sta per volgere al termine, un po' mi dispiace perché questo gioco è veramente bellissimo. Ed eccoci. Andiamo. Let's go. Nel monte Tamaranch. E qui dobbiamo suonare il pezzo, la ballata del pesce vento, che ci ha insegnato la bimba Marin. Tutti gli strumenti, il suono di tutti gli strumenti viene evocato. Una fantastica melodia composta da ogni strumento che con tanta fatica abbiamo guadagnato nel corso di questa fantastica avventura, e ci accingiamo a entrare in questo labirinto. Labirinto, intanto io evoco la foto che ho fatto l'altra volta dal mio telefono. Allora, vediamo un po', andiamo a evocare la foto ed eccola qui i labirintici cunicoli nell'uovo, beccatevela, eccoli i segnali ed ecco l'uovo che si schiude. Classico suono della scoperta di un segreto, ed ecco che arriva il mitico
L'unico, l'inimitabile, il nostro gufo. Il momento è giunto, il pesce vento ti attende nell'uovo. Vieni, entra nel guscio. Ok, ci siamo. Benissimo. Allora, le indicazioni dicono sinistra, sinistra, su. Quindi andiamo, entriamo, ci buttiamo, che logicamente non vedo molto altro da fare. Ci buttiamo e si va. Allora, sinistra, sinistra, poi su, destra, su, destra e poi su, sinistra, su, su. Ed eccoci qua. Giumpettiamo ed eccoci arrivati nell'abisso. Ci tuffiamo come se non ci fosse un domani. E qui noi siamo la progenie dell'incubo. Siamo stati noi a far cadere il pesce vento in un sonno eterno per stabilire ordine in questo mondo onirico. Finché il pesce vento resterà assopito, quest'isola non scomparirà mai. Siamo noi le vere divinità di questo mondo e non ti permetteremo di distruggerlo. Non potrai mai sconfiggerci. Che la sfida abbia inizio. Allora, qui dobbiamo praticamente risfidare tutti, la versione oscura, diciamo, di tutti i boss che abbiamo trovato nei vari labirinti all'interno del gioco. Mi pare di ricordare. Allora, pare di ricordare. Lo vedremo. Allora, vedete intanto la nuova spada che fa questo slash. L'ho colpito. Mi pare di sì. Bisogna prendere bene le misure per spatacchiarlo. Lo sto colpendo? La vera domanda è questa. Lo starò colpendo o starò facendo una cosa del tutto useless? Forse sto facendo una cosa del tutto inutile. Forse qui bisognava tirargli la polverina. Non me lo ricordo. Ok, la polvere. La polvere, non la spada. Tanto perdiamo cuori come se non ci fosse un domani. Ok. E vediamo un po' che cosa accade. No, pure polvere qui. No, forse di prenderci i coppini. Non so se devo scudare. Vediamo. No. Cosa dovevo fare? Vediamo un po'. Ricordo. No, allora qui che cosa gli possiamo fare? Che cosa gli possiamo fare? Bacchetta? Bacchetta? No, manco per idea. Mi pare che l'ultimo colpo sia entrato. Ma quando mai? Frecce? Proviamo le frecce? Ma quando mai? È il boomerang. Ma neanche per idea. Ma neanche per idea, quindi... o le bombe. Ma neanche per idea anche queste. Come ci ho pensato, come ci ho potuto pensare. Se non è lo scudo, non sono le bombette. Devo riflettergli la palla con la spada? Vediamo. Ok, più di tanto non possiamo fare. Vai. Questo allora lo devo scudare. Vediamo. Ma neanche per sogno. Quindi questo che cosa vorrà che faccia?
faccio. Ok, alterna i colpi. Quindi quelli lì non possiamo. Non possiamo rimandarglieli. Dobbiamo rimandargli un altro colpo così. Perfetto. Questi qui non si possono. Ah, ok, di nuovo questo. Andiamo un po'. Ancora un'altra volta questo. Beh, adesso sei felice, mi hai colpito. Mandami questo. Perfetto. Adesso ci becchiamo un altro paio di volte quelli a 4. Mannaggia. Mi devi rimanere fermo e saltarlo, perché poi fai i colpi. No, adesso subito me l'ha mandato. Guarda che abbiamo due fatine. Ok. Dai, soccombi. Va bene. Ora abbiamo questo che ormai grazie ai labirinti, ragazzi, siamo diventati dei maestri in questo nel battere questo boss inutile. Ok, andiamo alla seconda spada. Ah, però qui vedi sono leggerissimamente potenziati, ma senza pietà. Poi certo che non me li ricordo come si batte il boss. Questo che cosa fa? Delle pistrelle? Ok. È la versione potenziata di quello che manda le sfere? Oddio, qui proprio non mi ricordo che cosa. Allora, intanto dobbiamo schivare i pipistrelli. Bomba. Ma quando mai? No, i pipistrelli non si schivano e non si colpiscono. Sto anche per crepare. Quindi non ricordo proprio cosa bisogna fare a questo tizio. Forse polverina anche a lui. Polverina anche a lui. Proviamo. Allora, le fatine sono per lo più automatiche, quindi ora ci lancia il bastone. Se solo sapessi come. No. Che si può fare? Allora, non so veramente. Proviamo la bacchetta. Non so veramente. Dai, lancia il bastone. L'arco. Rampino. Rampino difficile. Magari l'arco. Proviamo con l'arco. Tira il bastone. Lo so, proviamo la super spadata, l'abbiamo provata. Proviamo la carica, perché sennò poi mancano le palate, cioè non so veramente, non me lo ricordo. Ah, la carica, ok. Però è tosto perché ti ci vai a schiantare. Possibile che la carica? Non mi sembra però che è l'unico modo, perché ti ci schianti e ti fai comunque danno. Ok. Mi sto spappolando.
qui ora. Allora, che gli famo a questo? A pressione questo, oh, buono. Ce l'avevamo già sotto mano. E adesso? Oddio, come funzionava questo? Ah, quando apriva l'occhio frecce. Quando apriva l'occhio frecce. Vai. Abbiamo 15 ancora, quindi dosiamole un po' accuratamente. Coppini presi a go go. Ne tiro solo due per volta. Mi sta accelerando, mi pare. Ok. La nostra isola, il nostro mondo, tutto svanirà nel nulla. La nostra isola, il nostro... Oh, oh. Kaboom. Kaboom. Oh, dove si va? Dove si va? Oh, Link, sei riuscito a sconfiggere gli incubi. Sali le scale di fronte a te. Siamo pronti. Andiamo. Let's go. Saliamo le scale. Cosa succederà mai? Una scalinata nel nulla. Un palco che sembra quello di Super Mario 3D World. Vediamo. Il gufo, il nostro gufo. Attenzione, il gufo sta sicuramente per rivelarci qualcosa di sensazionale. Ragazzo, no, eroico Link, sei riuscito nell'impresa di sconfiggere gli incubi. La tua saggezza, la tua forza e il tuo coraggio dimostrano che sei un vero eroe. Battito da lì. Io sono una parte dello spirito del pescevento. Il mio compito era quello di proteggere questo mondo onirico durante il suo sonno. Tuttavia fallì quando un giorno, da crepa nel sogno, si insinuò un incubo che iniziò a corrompere l'isola. Poi arrivasti tu, Link, araldo del risveglio. Io ho sempre creduto in te. Sapevo che non ti saresti lasciato sopraffare dagli incubi. Sapevo che eri forte e coraggioso. Grazie ancora, Link. Adesso il mio compito può dirsi concluso. La mia essenza farà ritorno al pescevento. Addio. Eccolo ragazzi, questo specie di coso circense è il pescevento. Pescevento, è assurdo, quando l'ho visto mi sono veramente collassato con le mini alette, cioè come l'hanno fatto, non so. Un pescevento, una specie di balenottera. Pescevento, io sono il pescevento. Quanto tempo è durato il mio sonno? In principio sognai un uovo. Da quell'uovo nacque poi un'isola intera. Essa si popolò di creature di ogni tipo e si generò un mondo intero. Silenzio. Ma tutti i sogni sono destinati a finire, perché tale è la loro essenza. Al mio risveglio, Colint non esisterà più. Ma di essa resteranno i ricordi, vividi e reali nella mia mente e nella tua. Forse un giorno ripenserai alla tua avventura su quest'isola e, così facendo, la manterrai in vita. E saranno proprio queste nostre memorie la vera terra dei sogni. Grazie, Link. È giunto il momento. Svegliamoci insieme. Forza, suona la canzone del risveglio. Vai, Link. I bimbi. Non ci sono più. Era tutto un sogno. Spariscono i polpi. Il cercafunghi non troverà più neanche un fungo. Non si canteranno più canzoni. E non ci sarà più un uovo gigante in cima a una montagna. Tutto è finito, ragazzi.
Link viene sparato da un enorme geyser d'acqua, un getto allucinante. Ed eccoci il finale. Peccatevelo, ragazzi. Non ve lo ostruisco. Finisce qui, ragazzi, finisce qui con questo pesce volante, balena, insomma un po' di tutto, che se ne svolazza via. E che altro aggiungere? È stata veramente una fighissima serie, forse prolungata un pochettino con i labirinti d'Ampei, ma i labirinti d'Ampei, ragazzi, cioè, sono micidiali, soprattutto gli ultimi, veramente a farne tre ci è voluta un'ora a botta, veramente allucinante. Però devo dire che come gioco, come rivisitazione della versione per Game Boy, è stata veramente divertente rigiocarla. E rigiocarla anche qui in questa serie insieme a voi. Quindi, se vi è piaciuta questa serie, vi siete persi qualche episodio, la potete trovare tutta quanta nella playlist dedicata a questo gioco. Non penso, l'unica cosa che non abbiamo fatto, devo dire, è stata prendere gli ultimi due, mi pare, gli ultimi due frammenti di cuore. Perché abbiamo fatto tutto, credo, ma gli ultimi due frammenti di cuore non li abbiamo presi. Infatti ci mancavano due cuori, non uno. Perché qui, se non mi vorrei sbagliare, ma non penso di sbagliare, non si riescono a riempire tutti, ne rimane uno alla fine. E quindi, niente, c'è questa fantastica sigla non skippabile, perché non mi ricordo se alla fine di questa fantastica sigla non skippabile ripiove il pesce vento. Non vorrei farvi perdere qualcosa di esilarante, però la sigla, devo dire, dura un bel po'. E mi pare di aver letto anche che ci sono un paio di italiani nella sceneggiatura, non mi ricordo. Per esempio, Yoshiki Koizumi mi sembra che possa essere uno di un paese qui vicino. Anche Grezzo. Ok, vediamo un po' se c'è una scena inedita, non lo so, qualcosa. Devo fare una cosa completa. Finito? Mi pare di sì. Succede qualcosa? Sicuramente. Nintendo è in grezzo. Ragazzi. 1993-2019. Vai grezzo. Fine. E finisce qui, ragazzi. Mettete un bel mi piace, un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate. E niente, finisce qui. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.